Crolla anche il mattone nel nostro paese. La pandemia ha frenato le compravendite immobiliari e le crescenti difficoltà economiche non permettono un recupero nella seconda parte dell'anno. Secondo il rapporto Nomisma, le compravendite dovrebbero attestarsi sotto le 500.000 unità, con un calo rispetto allo scorso anno del 18%. In discesa anche i prezzi, con una riduzione media annua per il 2020 del 2,6% per il settore casa e del 3,2% per il segmento commerciale. Per Nomisma, a tenere dovrebbe essere, nonostante tutto, Milano, che nello scenario più favorevole potrebbe vedere una ripresa dei prezzi già alla fine di quest'anno, mentre nell'ipotesi più negativa vedrà i prezzi ripresa non prima del 2021. Oltre a Milano, le città che presentano cali dei prezzi delle abitazioni più contenuti sono Firenze, Padova e Bologna, mentre le cadute più accentuate nel settore immobiliare riguardano Roma, Bari e Catania. Centro Studi Nazionale FIAIPA, confermiamo il calo del numero delle compravendite, anche se questi dati li riteniamo meno negativi rispetto alle preoccupazioni iniziali. È anche vero che questo calo è un calo fisiologico, naturale, perché ci sono stati 2 mesi di totale chiusura che hanno impedito la definizione delle operazioni di compravendita. Nello stesso tempo, però, riteniamo che per i valori di mercato bisogna essere più cauti, in quanto per alcune tipologie di immobili riteniamo che ci sarà una tenuta, anzi in alcuni casi addirittura un aumento del valore di mercato, dettato sia da un più 15% di richieste di prima casa registrate nel primo mese post-Covid, sia dai limiti dei mercati finanziari che hanno spostato l'asse sugli investimenti immobiliari e anche e soprattutto da questo super bonus del 110% che ha consentito e secondo noi consentirà di far ripartire i mercati immobiliari, in particolare dell'usato, che rappresenta il 75% delle compravendite immobiliari.